Buongiorno a tutti, mi chiamo Vincenzo Spezzica, sono componente dell'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense. Vi vorrei parlare delle problematiche che sono sorte a fine anno, inizio dell'anno 2014, sulla abrogazione dell'articolo 18 del decreto ministeriale numero 44 del 2011. Cosa è successo? Allora, intanto bisogna dire che questo articolo 18, che fa parte di un regolamento che dà delle specifiche, delle norme tecniche di attuazione del processo civile telematico, riguardava la notifica via telematica eseguita dai difensori. Questo articolo, nell'ambito della revisione del decreto ministeriale 44, per adeguarlo alle nuove esigenze del processo telematico, è stato completamente abrogato. Questo articolo all'interno del suo testo, al comma quinto, stabiliva che la procura alle liti si considera posta in calce all'atto a cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato, allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. Cosa significa? Questo articolo stabiliva che l'inserimento della procura all'interno di una notifica comportava la congiunzione materiale dell'atto alla procura. Perché era importante questo articolo? Perché questo articolo veniva richiamato implicitamente dall'articolo 83 del Codice di Procedura Civile, secondo il quale la procura, se è redatta su un documento informatico, si considera unita al documento, all'atto al quale si riferisce, quando è collegato mediante strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministero della Giustizia. Ed era questa appunto la norma che consentiva il collegamento stretto fra procura e atto. Con l'abrogazione dell'articolo 18 è venuta meno questa disposizione, cioè è venuta meno la disposizione che individuava gli strumenti informatici con i quali collegare la procura all'atto. L'avvocatura ha sollevato prontamente la questione e la questione è stata poi messa a posto dal Ministero che ha fatto una nota con la quale stabiliva che informava che la modifica dell'abrogazione dell'articolo 18 era limitata esclusivamente ai commi primo, secondo e terzo. Questione risolta. Però, secondo me, bisogna fare un'ulteriore riflessione. Comunque una parte dell'articolo 18 è stato abrogato. La parte che secondo me è importante dell'articolo 18 che è abrogato, della parte abrogata, è il primo comma. Il primo comma, sempre riguardo alla notifica telematica, stabilisce che l'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3 bis della legge 5394 allega il messaggio di posta elettronica certificata, documenti informatici o copie informatiche, anche per immagini, di documenti analogici privi di elementi attivi redatti secondo i formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 84. Cosa ci diceva in sintesi questa norma? Ci spiegava come fare la notifica telematica. Come farla sia quando l'atto da notificare era già un atto informatico, sia quando quest'atto veniva costituito in maniera informatica mediante una immagine di un atto analogico. Allora, questa norma è una norma esplicativa, è una norma molto chiara, molto importante. Attualmente questa norma viene, diciamo, sostituita da un'altra norma che esiste, che è l'articolo 19 bis di un altro regolamento, che è un'altra normativa che è un provvedimento dirigenziale, quindi un atto di rango inferiore, che spiega sostanzialmente le stesse cose. C'è però un problema. Nella proposta di modifica di queste specifiche tecniche che contengono l'articolo 19 bis, questo articolo viene abrogato. Allora, a questo punto è importante che venga mantenuto questo articolo 19 bis che ancora non è stato abrogato, perché altrimenti si perderebbe la spiegazione di come viene fatta una notifica telematica. È chiaro che ormai le notifiche telematiche hanno preso piede nel nostro modo di lavorare, nel nostro mondo, ed è difficile che vengano messe in discussione. Però, per
dare loro legittimazione, occorrerebbe fare dei ragionamenti, delle interpretazioni che sinceramente io preferirei che non venissero fatte, preferirei evitare. Quindi a questo punto diventa essenziale che quantomeno l'articolo 19 bis delle specifiche tecniche venga mantenuto. Questo al fine di una chiarezza dell'ordinamento e di una chiarezza normativa. Grazie.